passati 44 anni, il ricordo è ancora vivo e come potete notare, come potete vedere, ancora ci siamo, anche se siamo stati 2 anni fermi, e stare 2 anni fermi per la questione del Covid non è stata una cosa molto semplice, però abbiamo ripreso, il solo fatto che abbiamo ripreso per noi è importante. Ero un ventenne, ora sono uno stagionato. Comunque le idee di Peppino sono la mia formazione, perché mi sono formato in quel contesto, no? Non muoiono mai, diciamo. Nel contesto siciliano Peppino ha rappresentato una forte immagine di riscatto per la giustizia, per l'eguaglianza. È stato importante, formativo per diverse generazioni. E adesso questo corteo è la testimonianza che dopo 44 anni ora stiamo lasciando lo scettro alle nuove generazioni e speriamo che continui, perché noi diciamo siamo un po' stagionati. Speriamo che non tanto per la realtà nostra, che però è un riferimento nazionale, speriamo che vada avanti questo progetto di riscossa sociale e di giustizia sociale. Diciamo che questo 9 maggio altrove è celebrato come la caduta del nazismo. Noi non possiamo altro auspicare che in un prossimo e immediato futuro si possa celebrare la caduta della mafia. E oggi il 9 maggio è anche la giornata delle vittime del terrorismo. In Parlamento hanno tutti celebrato Aldo Moro, c'era anche il Presidente della Repubblica che ha dimenticato che suo fratello è anch'esso vittima del terrorismo mafioso, perché anche quello mafioso è un terrorismo. E quindi il 9 maggio va fatto sì in nome di Aldo Moro, ma va fatto anche in nome di Peppino in passato e di tutte quelle vittime del terrorismo mafioso, che è a tutti gli effetti un terrorismo. Io è anni che sostengo questa cosa, ma a quanto pare non ci vogliono sentire da nessun orecchio, perché vuoi mettere Aldo Moro, Aldo Moro, un Moro molto alto, Don Peppino è passato, vuoi mettere l'onorevole con uno sguardato qualsiasi. Vabbè, insomma, vediamo che le cose cambiano. Sulle gambe di tutti, sulle mie gambe, le gambe di tutti, perché Peppino, come Rita Atria, in una famiglia mafiosa ha saputo dire no, e noi continuiamo ad andare avanti, loro continueranno a camminare sulle nostre gambe, fino a quando Dio ci darà la forza di portare il loro pensiero. Noi siamo le loro risorse, la memoria è importante, non dimentichiamoci di chi ha dato la vita per amore di verità e di giustizia. Ma questa è la vittoria di Peppino, il riscatto morale, culturale, 100 passi fatti da tantissime donne, uomini e soprattutto giovani. A me è una storia che ha sempre colpito, segnato, perché di ribellione è antimafiosa e rivoluzionaria. Lottare contro la mafia che hai in casa non è facile. È anche una storia di depistaggi di Stato, è anche una storia in cui il potere politico, statuale e mediatico voleva scrivere una storia bugiarda. Invece oggi sappiamo che Peppino, attraverso la cultura, attraverso un'alternativa sociale, economica e politica, voleva riscattare la sua terra.